mattinata spesa a cercare il Serra, solamente spinning. Inizio con un Tide Minnow Slim, speriamo di prenderlo. Non la vedo facile oggi in realtà, però se non ci prova uno non lo fa. Con me ovviamente il Fish Finder per cercare qualche pesce, e subito l'ha trovato. Iniziamo con qualche lancio qui sotto gli scogli. Forse una canna troppo lunga per il kayak. Drag Metal Cast della Duo da 20 grammi. Chissà se c'è anche qualche sugarello. Ho visto delle marcate qua sotto. Quindi diciamo è l'unico modo per andare a fondo il jig. Provo a farlo scendere e poi risalire. Non l'avete vista, però è stata marcata. Quella è la Cassiopea mediterranea, grossa medusa marrone con tentacoli bluastri, che non è urticante affatto, quindi se la vedete in mare non spiaggiatela, perché muore. Anche perché è un rifugio per tanti pesci piccoli, tipo vannotti, che si rifugiano sotto i tentacoli. Non so se li avete visti mai. Comunque basta una maschera e li vedete. Wow, cos'è? Ah, bella aguglione, bella mangiata, cazzo, sul Drag Metal Cast. Guardatela, ma penso che è una delle aguglie più grosse che ho mai preso, eh? Bella, ha mangiato voracissima. Stavo recuperando perché c'era una barca lì. Bel pezzo. Le aguglie sanno essere molto predatrici. Guardate che bella questa. Mangiato su questo jig della Duo da 20 grammi. Veramente, veramente bella. Se
vogliamo fare un corretto catch and release con l'aguglia, dobbiamo toccarla il meno possibile. L'ho fatta un po' riossigenare, perché in realtà è molto resistente se uno non la tocca. Questo drag metal cast ha 3 ami, eccola, via, e riparte. Bella guglia, veramente una bella botta. Stavo cercando le ciotte, è arrivata lei, predatore voracissimo. Avrei potuto innescarla per il serra, ma oggi sono qui per fare solamente spinning. Spot rovinato. Che poi non ci potrebbero stare qua loro col motore. Vabbè. Non mi sto allontanando molto con queste uscite. Dovrei organizzarmi meglio per fare una bella uscita dedicata traina al serra con il vivo, solo che non mi piace molto la pesca con il vivo, sinceramente. Un VTD, questo è il pencil sempre della Duo. Chissà che non c'è qualche serra disposto a mangiarlo, sarebbe fantastico. Ok ragazzi, arrivano i bagnanti, bisogna andare via. Comunque è stata una sessione breve anche questa, con attrezzatura da spinning pesante o medio. Ho pescato con jerk, VTD e jig, soprattutto jig, perché è un'esca che mi consente di sondare tutti gli strati della colonna d'acqua, quindi se voglio pescare più a fondo lo faccio affondare di più, se voglio pescare più in superficie invece lo recupero subito, e sono anche esche molto compatte, per cui anche jig da 20 grammi, che comunque è una grammatura importante per lo spinning, rimangono molto molto piccoli e quindi consentono di prendere e insidiare anche prede non gigantesche, quindi di scappottare anche più facilmente. Detto questo, l'aguglia che ho preso la considero grossa, perché non sto in Calabria e quindi dalle mie parti non ci sono i mostri da 2 kg, e quindi non vi incazzate se scrivo grossa aguglia nel titolo. Oggi il killer è stato il drag metal cast della Duo, però non questo colore in rosa ma il blu. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci rivediamo alla prossima.
Ciao.